La decarbonizzazione è sicuramente la massima priorità al momento, perché è una sfida sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della tenuta e la competitività del nostro settore. Quindi per questo motivo abbiamo dedicato l'assemblea della Confed a questo tema. Comunque ci sono ovviamente altri temi di policy che seguiamo costantemente, ad esempio quello del mercato del lavoro. Abbiamo denunciato molto spesso negli ultimi mesi la mancanza di oltre 3.000 impiegati nel settore delle spedizioni, macchinisti e autisti di camion. Questo è un tema per noi molto molto importante e su questo riteniamo che debba essere ripreso con un intervento nelle scuole professionali e anche a livello universitario, nel senso che è necessario far capire che questo settore è un settore con un contratto di lavoro molto valido, molto importante, e quindi rendere più attrattiva la nostra professione. Altro tema per noi molto importante è quello della legalità, dove noi da tempo proponiamo il reverse charge dell'IVA negli appalti di logistica, che in pratica vuol dire spostare sul committente il pagamento dell'IVA e quindi evitare sia frodi e ovviamente anche rischi di infiltrazione della criminalità, che sono abbastanza legati a questo tipo di frode dell'IVA. Un'altra sfida molto importante per noi è quella della recente unione doganale, è una riforma strutturale molto importante che viene discussa in questo periodo in Europa. La riteniamo positiva e interessante, ha alcuni elementi da considerare, come ad esempio la figura del trust and check, su cui ovviamente cercheremo di proporre degli emendamenti.